Siamo alla 12ª edizione della rassegna Con le parole giuste. Qual è lo scopo dell'iniziativa? L'iniziativa ovviamente è quella della promozione della lettura, come tutti i progetti che partono dal nostro sistema bibliotecario, ma chiaramente nel caso della rassegna Con le parole giuste l'ambizione è anche un'altra, quella cioè di portare a Fano alcuni dei nomi più importanti, prestigiosi e autorevoli del giornalismo, della letteratura, del mondo accademico del nostro paese, per declinare per l'appunto alcune parole che riteniamo parole chiave che ci possono consentire di confrontarci con il presente e con la contemporaneità con una diversa consapevolezza e chiaramente in particolare di declinare attraverso letteratura e filosofia in particolare le parole chiave della giustizia, perché è bene ricordarlo, questa è una rassegna che nasce con un partenariato importante tra l'assessorato alle biblioteche del Comune di Fano e l'Associazione Nazionale Magistrati, che è stata ed è un compagno di viaggio prezioso che ci ha consentito anche quest'anno, attraverso un nuovo fil rouge che quest'anno è per l'appunto Senso Comune, di innovare ulteriormente comunque questa rassegna e proporre anche quest'anno dei nomi veramente di grande rilievo anche nazionale. Il senso comune è tema centrale della rassegna, in che modo? Beh, abbiamo pensato che fosse importante interrogarsi su, come dire, quello che è il rapporto tra cultura, opinione pubblica e nuovi media, capire come il patrimonio culturale interagisce col web e come la rete possa essere, con rischi e opportunità, una leva di democratizzazione, di liberalizzazione del sapere. E questo è un po' il senso generale di questo appuntamento. L'italiano è una delle lingue più belle e complesse che esistano. Come entusiasmare i giovani a capire l'importanza del valore della parola? Le parole giuste, è riuscire a far innamorare le ragazze e i ragazzi del linguaggio, della parola e di tutti quegli strumenti a partire dal libro che consentono di costruire una consapevolezza del sé e degli altri in grado di poter poi anche, come dire, consentire una cittadinanza piena, non solo culturale ma anche civile all'interno della propria comunità, che sia la scuola, che sia la città, che sia lo spazio delle amicizie o delle relazioni. Da questo punto di vista una cosa che mi piace molto sottolineare è che in questi anni il sistema bibliotecario nella nostra città è cresciuto tantissimo, stiamo parlando di quasi 120.000 presenze ogni anno alla Mediateca Montanari e di oltre 5.000 iscritti ai nostri servizi, molti dei quali sono giovani e giovanissimi, e credo che questo sia un dato, una città di 60.000 abitanti, assolutamente di rilievo che vada anche messo a valore.